ancora origami su arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Un nuovo bigliettino origami per la nostra mamma. Oggi un bigliettino a forma di cuore. Siete pronti per scoprire come si fa? Sì? E allora spostiamoci il piano da lavoro e andiamo a fare il nostro bigliettino a forma di cuore. Occorrente per il secondo bigliettino per la festa della mamma. La nostra colla acetovinilica, io la Block, potete usarne una qualunque. Con la vina vi viene lo stesso, ma i tempi di asciugatura si allungano. Un paio di forbici, un quadrato di carta colorato del colore che preferite. Io, siccome devo fare un cuore in origami, ho deciso di prenderla rossa. Veramente ha deciso Gabriele, perché ero indecisa. Allora, un foglio di carta rossa e all'interno di questo cuore andremo a mettere i nostri messaggi per la mamma. I messaggi andranno inseriti invece in un cartoncino, quindi una carta più spessa della carta con cui faremo l'origami, in modo da dare sostegno stesso al corpo del bigliettino. E un foglio A4 sarà più che sufficiente per quello che dovremo fare. Allora, innanzitutto andiamo a creare il nostro cuore origami. Nulla di inventato, gli origami sono antichissimi, quindi non mi cimento io ad inventarne di nuovi, ma li rivisito a mo' di bigliettino. Quindi la creatività sta anche in questo, nel prendere idee vecchie e creare qualcosa di nuovo. Vi spingo molto in questo. Allora, pieghiamo a metà. E quindi apriamo e pieghiamo anche dall'altra parte. Facciamo una croce con le pieghe. Okay. Apriamo. E adesso facciamo sì che il lembo superiore arrivi al centro piegando a T, diciamo, così. Ok, a questo punto avremo questo. Giriamolo e portiamoci davanti la parte totalmente liscia. Prendiamo l'angolo superiore e portiamolo verso la linea centrale a mo' di aeroplanino, sia da una parte che dall'altra, come quando da piccoli facevamo il famoso aereo di carta che non volava mai. Il mio precipitava sempre indegnamente. Benissimo, a questo punto avremo questo. Giriamolo nella parte che non si apre, diciamo così, e che ha solamente questa taschina superiore. Mettiamolo col lato dritto verticalmente verso di noi e portiamo questa linea a combaciare con la linea mediana. Guardate, a costruire proprio una sorta di casetta. Io vi dico queste cose non perché sia rimbecillita, anche, ma per crearvi una memoria visiva per poter andare avanti nel lavoro in maniera più spedita, senza il video, senza guardare ogni volta il video. Quindi prima aeroplano, poi casetta, capito? Adesso, fatta questa forma, vedrete che da una parte avrete gli angoli e dall'altra parte avrete invece la parte quadrata. Riduciamo tutto ad angoli come il sopra, quindi portiamo l'angolo esterno verso il centro, questa parte qua, portiamola così a combaciare questo lato con questa linea e questo lato con la linea mediana, così. E fatelo anche dall'altra parte, il lato esterno verso la parte interna, facendo combaciare il margine esterno con questo e il margine superiore con quello mediano. Benissimo, a questo punto la parte più difficile. Prendete il vostro origami dal centro, guardate che da questo lato è aperto così, quindi voi prendetelo al centro, da una parte e dall'altra, lasciando sotto il pollice le bavette. A questo punto piegate, facendo combaciare i due angoli, così.
Inserite il dito proprio in mezzo alla piega e schiacciate bene. Da una parte e dall'altra. Così, visto? Perfetto. A questo punto vedrete che si saranno formate queste alucce. Cosa facciamo? Queste alucce qui hanno una piega. Mettiamola in corrispondenza della piega retrostante, questa qui, così, come se fossero l'una la continuazione dell'altra, e schiacciate da una parte e dall'altra. Perfetto. Adesso avrete questa forma, ok? E all'interno si sarà creata questa taschina. E allora cosa fate? Prendete e inserite questo triangolo superiore nel triangolo inferiore. Fatelo ben entrare e schiacciate il tutto perfettamente, così. Adesso prendiamo l'angolo esterno e portiamolo verso il centro, così. Io mi tengo sempre un po' più bassa nella linea, in modo da infilare quest'angolo interno proprio dentro la piegatura, così, e incastrarla un po' dentro. Vi faccio vedere, dentro questa taschina. Facendolo vi verrà palese. Angolo, piego, mi tengo un po' più bassa, vedete, non faccio la linea proprio dritta, mi piego un po' verso l'interno, quindi infilo sotto in modo che il lembo rimanga incastrato. Quindi prendo questo angolino superiore, lo piego ulteriormente e lo piego leggermente oltre la linea, in modo che anche questo possa poi inserirlo all'interno e farlo rimanere incastrato da una parte e dall'altra. A questo punto l'origami sarebbe finito qui e potreste già regalarlo così alla vostra mamma, ma non saremmo su arte per te, quindi continuiamo ad abbellirlo. Come prima cosa prendo le misure di questo cuore, che sono 1, 2, 1, 2, le misure principali, insomma, e ritaglio questo cartoncino con queste misure principali. Non vi preoccupate, perché voi avrete la forma del cuoricino bella, pronta e stampata nella pagina Facebook di Arte per Te. Uomini e donne fortunati, allora, scherzo naturalmente. E adesso, in maniera speculare, io mi ritaglio un bel cuoricino che stia naturalmente all'interno delle misure che ho preso. Così, ok, così qui scriveremo il nostro primo messaggio per la mamma. Ma c'è un'altra taschina che, riempiendola, mi consentirà di nascondere anche tutta la macchina dell'origami, chiamiamola così, la macchina costruttiva. E allora anche qua prendiamo la misura, che in questo caso è un po' più grande di questa. Mi prendo la misura di quello di prima, lo ricalco, piego in due. E ritaglio in doppio, in modo da avere questa sorta di bigliettino che inserirò nella tasca e da una parte appiccicherò totalmente dal retro. Quindi, prima di appiccicare però le parti, voglio scrivere il mio messaggio per la mamma. E con un pennarello rosso, un colore a spirito rosso, vado a scrivere quella che è la mia frase. Nella parte davanti piego il cuore a metà, esattamente a metà, e scrivo: io e te, 1, 2, 3, 2, metà dello stesso cuore. Primo bigliettino: io e te, due metà dello stesso cuore. La mamma si scioglierà come un panetto di burro al sole. Mentre dietro vi consiglio di prendere la misura di quanto il cuoricino stia dentro e scrivo:
da custodire nel profondo del cuore. E questo invece lo andremo ad inserire qui. E adesso andiamo a rifinirli. Come li rifinisco, ve lo sapete. Do i puntini di finta impuntura tutto attorno, renderlo più grazioso. E poi dentro scrivete ciò che di più segreto e intimo vorrete condividere con la vostra mamma. Alla stessa maniera faccio le impunture anche su quello esterno. Ok, il nostro bigliettino è pronto per essere inserito. Su questo, nella parte in tutto, metto un filo di colla, perché questo deve rimanere sempre all'interno, non deve uscire dal cuore, uscirà solamente se vorremo la parte esterna, così. Ok, quindi scrivete il messaggio prima di appiccicarlo, perché sennò vi risulterà difficile. E questo poi, una volta che è tutto pronto, lo potete inserire anche qua dentro. Prendete bene le misure, inserite e schiacciate. Questo invece non va appiccicato, va semplicemente inserito nella taschina davanti, in modo che la mamma possa avere. Potete scrivere anche una poesia dentro quello retrostante. Possa avere questo bigliettino origami che reciti così: io e te, e poi lo tira via, due metà dello stesso cuore. E poi sul retro avere anche la parte segreta qua, da custodire gelosamente nel profondo del cuore. Io non vi faccio leggere cosa ho scritto. Bene, adesso vi lascio le foto e noi ci rivediamo subito dopo. Anche questa naturalmente non è una novità, perché gli origami ancora non li so inventare, però la personalizzazione è ad opera di Arte per Te. Se vorrete potrete usare questo bigliettino come busta per contenere un messaggio molto molto speciale per la vostra fidanzata, per la vostra mamma, insomma per chi desiderate. Spero che questo video vi sarà utile e che vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, un bel pollice in su, lasciate tanti commenti e se vi va condividete il video per aiutare Arte per Te a crescere. Grazie a tutti per essere così numerosi, grazie ai nuovi iscritti per essersi uniti a questa grande famiglia creativa e grazie ai miei iscritti storici per accompagnarmi in questo bellissimo viaggio che mi arricchisce di giorno in giorno. Vi voglio un mondo di bene, questo cuoricione lo dedico a tutti gli iscritti di Arte per Te. Noi ci rivediamo presto sul prossimo video, ma vi aspetto anche sulla pagina Facebook, il link lo trovate qua sotto. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!